almeno una volta alla settimana sentirete nel podcast e due volte a settimana nella newsletter Riflessioni sulla sicurezza e i suoi pericoli, con particolare attenzione al terrorismo e ai servizi speciali. Una rassegna stampa con commento autore arriverà direttamente nella tua casella email. Ti invito a seguire continuamente il podcast e a iscriverti alla newsletter. Dirigiti verso il podcast sul mirino. Benvenuti, questa volta dalla Spagna, precisamente da Barcellona. Siamo in strada a Ralambla e non è un caso che proponiamo da qui. Ecco un'altra registrazione. È qui che nell'agosto 2017 è avvenuto uno degli attacchi. Il luogo non è affatto casuale, è qui, come vedrete nel film, sui ciottoli in un certo senso. Le vittime sono state onorate, sia quelle morte che quelle ferite. Siamo, come ho detto, in Catalogna. Il confine regionale franco-spagnolo è qui, purtroppo. Anche i separatisti e i jihadisti hanno la loro quota nella vita sociale. Non era probabilmente un caso, forse questi due indizi possono essere collegati. Che anche nel 2017 c'è stato il famoso referendum. La questione persiste fino ad oggi. Ha anche acquisito molta influenza politica. Carattere, a causa del fatto che il governo sta cercando di ottenere la maggioranza. Cerca di attirare l'elettorato attraverso l'amnistia, quello associato all'autonomia. E l'ordine degli aneddoti. L'anno scorso, forse due anni fa, non ricordo affatto, si è scoperto che i russi volevano fortemente sostenere separatamente i separatisti catalani. Da un lato avrebbero dovuto fluire centinaia di migliaia di dollari, ma era anche promesso un sostegno militare di circa 100, diciamo, combattenti sono stati offerti ai catalani. Cosa ne è venuto fuori alla fine? In realtà non lo sappiamo nemmeno noi. Siamo in un posto dove le agenzie americane, FBI, CIA, lavorano anche molto strettamente con gli spagnoli, sotto il profilo delle varie minacce correlate, con il jihadismo. Si dice che persino 300 estremisti siano riusciti a raggiungere questa regione di recente. In Spagna, quindi, grande rischio, grandi misure di sicurezza e grandi azioni di servizio. Abbiamo appena visto poliziotti con armi lunghe, absoluyonzi. Non sono nel quartiere solitario. Grazie, ciao. Sottotitoli creati dalla comunità amara.org. I servizi americani considerano questa regione come una delle tre principali aree di interesse per le loro attività. Jihadistica, logistica, reclutamento. Cioè quello che è anche molto importante nelle azioni dei terroristi. Le autorità spagnole hanno introdotto il quarto dei cinque livelli di allarme. Si presta molta attenzione all'infrastruttura critica. E un'altra curiosità.
Anche sulla questione della cybernetica, gli spagnoli stanno conducendo azioni molto forti, come dicono, di sorveglianza. Studi creati dalla comunità Amara.org. Sottotitoli creati dalla comunità di Amara.org. Dirigiti verso il podcast nel mirino. Tutti gli episodi del podcast nel mirino sono disponibili su oltre 20 delle più grandi piattaforme podcast, così come su YouTube. Vi invito anche a iscrivervi alla newsletter sul mirino all'indirizzo www.nacelovniku.com. Se apprezzi il podcast e la newsletter su Target, ti invito a sostenerli sul sito di Patronite all'indirizzo patronite.pl presso la chiesa. Porta oggetti nel mirino.